Un momento importante è quando si sceglie la Lancia. Beh, direi di sì. Ora, al di là dell'intitolazione, che era un'intitolazione riferita al 2021, che abbiamo poi traslato al 2022, perché non volevamo che non ci fosse una Lancia dedicata al Tevening, anche se il 150esimo dalla fondazione era l'anno scorso. Abbiamo scelto tra i tre bozzetti che ci sono pervenuti quello che ha sicuramente il maggior legame con la città, è una rappresentazione in tre dimensioni di un pezzo di città di via di Sassoverde con la porta del Tevenin aperta da cui emana una luce e davanti ci sono delle figure piccole e delle figure grandi, quindi il tema dei bimbi e il tema delle famiglie. È un bozzetto molto bello che sicuramente porrà dei problemi di realizzazione a Francesco Conti, perché non sarà facile realizzare in 3D quello che magistralmente, devo dire, Roberto Felici ha disegnato sul pezzo di carta. A prima vista, come ti sembra? Sì, sicuramente non è facile realizzarla, a colpo d'occhio credo ci sia da trasformare qualcosa. Come idea primaria di aver fatto questo tema sul Tevenin è eccezionale come disegno. Come lavorazione in materia è da studiare, bisogna che mi metta subito in movimento per vedere quello che posso fare. Ecco, così non posso dire che neanche facile né difficile, me la devo studiare un po' per vedere di portarla in materia. Una soddisfazione enorme per me, perché la passione della giostra mi ha fatto anche partecipare a questo concorso e la vittoria di oggi è veramente un'enorme soddisfazione. È la seconda volta che riesco a vincere un concorso per il bozzetto della Lancia d'Oro e sono molto 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 contento. Anch'io personalmente sono molto legato all'Istituto Tevenin e ho voluto rappresentare una lancia estremamente facile da leggere e facile da capire. Ho voluto disegnare via Sassoverde in salita, al buio, di notte, con questo raggio di luce che esce dal portone dell'Istituto e che sta a significare quel raggio di speranza che hanno avuto tanti bambini e tante mamme aiutate nel corso degli anni dall'Istituto stesso.